cittadina di Saranno, un applauso anche per loro. Bravi! Prego, e abbiamo la nostra, la mia sinistra, il sindaco di Saranno, un applauso per il sindaco. Mi associo alle congratulazioni e ai complimenti per questa inaugurazione in pompa magna del Carnevale Sarondese. I complimenti vanno naturalmente a chi lo ha organizzato, quindi agli amici del gruppo del Carnevale Sarondese, alla Proloco, alla banda, a tutti voi e in particolare ai bambini, che sono la vera attrazione, che sono i veri protagonisti di questo Carnevale Sarondese. Adesso il sindaco consegna simbolicamente le chiavi della città agli organizzatori del carnevale e quindi consegna le chiavi a tutti voi perché da oggi ci si possa divertire, tempo permettendo, in modo che questa settimana sia un momento di gioia, semplicemente, con sobrietà, ma consentendo a tutti quelli che lo vorranno, in particolare i più piccoli, di divertirsi, e i grandi seguiranno con grande attenzione e con moderazione la possibilità di divertirsi. Facciamo un complimento a questi nostri organizzatori, in particolare al re Amaretto e a Regina Granella. Noi ringraziamo il signor sindaco, l'amministrazione comunale, e diciamo che con queste chiavi apriamo le porte al carnevale. Buon divertimento a tutti. Un applauso, grazie. Udite, udite, cittadini di Saronno e quanti volete una vita felice. Oggi si apre il carnevale di Saronno, che vi vedrà impegnati a divertirvi per 4 giornate. Tra poco le bande musicali accompagneranno fino da noi un drago venuto appositamente dalla Cina per voi, passando per le vie del centro storico. Alle 16.30 le bande si esibiranno qui in Piazza Libertà, ma è solo l'inizio. Giovedì prossimo il carnevale sarà aperto dalle 14 alle 18 per la città dei bambini, con i laboratori di Bulli e Pupe e la mongolfiera, e alle 16 i bambini potranno divertirsi allo spettacolo di Burattini e Piazza Libertà. Venerdì la città dei bambini si aprirà dalle 9.30 fino alle 18 con animazioni offerte dall'Officina del Sole, Bulli e Pupe e Mongolfiera. Alle 3 portate i vostri bambini al concorso di mascherine qui in piazza, qui dove siamo noi adesso. Il concorso è organizzato dal GAX, gruppo amici del Carnevale Saronnese, e dalla Proloco di Saronno, ed è aperto a tutti i bambini da 0 a 12 anni. Come tradizione, il carnevale culminerà comunque sabato grasso dalle 9.30 alle 12.30. Inizierà la città dei bambini con le animazioni offerte dai giovani della Croce Rossa, Officine del Sole, Bolle di Sapone, Bulli Pupe e Mongolfiera. Alle 2.30 aspetterete la sfilata qui in Piazza Libertà, passando un tempo piacevole con esibizioni di danzarte, studio, spunk, zumba rossa, esibizioni circensi e concerti di musica e intrattenimenti vari. Il culmine sarà la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, che partirà dalla piazza del mercato tra le 15.15 e le 15.30 e attraversando Viale Rimembranze giungerà in via San Giuseppe, sfilerà in Corso Italia e giungerà in piazza Libertà. La premiazione della sfilata avverrà fra le 16.30 e le 17.00, quando verranno estratti i numeri vincenti della lotteria del carnevale. Vi invitiamo, mi raccomando, ad acquistare i biglietti della lotteria a 2 euro l'uno per permetterci di sostenere le spese del carnevale del prossimo anno. Dopo la consegna dei premi, Re Amaretto riconsegnerà le chiavi del carnevale al nostro sindaco. L'Araldo, per volontà del Re Amaretto, ordina categoricamente a tutti di divertirsi. Avanti col carnevale! Un applauso!